Gentili ascoltatori, ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi ai microfoni Massimo Bonella. Dunque parleremo dell'ultimo libro che ha scritto Giulietto Chiesa, europarlamentare, giornalista, presidente del movimento Alternativa Pandora TV. L'ultimo libro, dicevo, che lui ha scritto dal titolo È arrivata la bufera. Il sottoscritto lo ha raggiunto in occasione di un convegno che si era tenuto nei giorni scorsi in località Buia, siamo in provincia di Udine. Sentiamo. Il titolo del suo ultimo libro è arrivata la bufera. In che cosa consiste questa bufera, Giulietto Chiesa? L'aggravamento della situazione internazionale che io purtroppo da diverso tempo sto annunciando si è verificato in un momento clamoroso che è stato l'inizio del 2015 con la tragedia parigina di Charlie Hebdo, ma io lo colloco all'interno della crisi generale. Non dimentichiamo che il 2014 è stato l'inizio della guerra in Ucraina, cioè al centro dell'Europa, una guerra che è stata preventivata, portata avanti, organizzata dagli Stati Uniti d'America. Ci sono tutti gli elementi per affermarlo, ci sono le prove, quindi sappiamo che è stata una esplicita provocazione contro la Russia. Questo è un segno preoccupante del quadro generale, non c'è nulla di casuale in quello che accade, in quel caso si tratta di un'offensiva vera e propria lanciata contro la Russia. Gli Stati Uniti quindi hanno bisogno di togliere di mezzo la Russia. Il modo con cui lo vogliono fare è, come dire, ancora aperto, nel senso che fino ad ora siamo sul terreno della, diciamo così, della minaccia economica, della vera e propria dichiarazione di guerra economica, con le sanzioni assolutamente immotivate e con l'abbassamento artificiale del prezzo del petrolio che è palesemente costruito con l'intesa con l'Arabia Saudita. Io su questo non ho dubbi, quindi si cerca di mettere Putin in difficoltà per rovesciarlo con la classica e solita rivoluzione colorata. Sfortunatamente per gli Stati Uniti questa linea non è percorribile perché non ci sarà nessuna rivoluzione colorata in Russia. Putin non è mai stato così forte come oggi e la Russia non è mai stata così forte come oggi. Quindi l'Occidente deve fare i suoi calcoli con molta attenzione perché il rischio di trascinare la Russia in una guerra che la Russia non vuole, perché non ha nessun interesse a fare nessuna guerra con l'Europa, è molto alto. Se l'Occidente, in particolare, se gli Stati Uniti sbagliano giudizio, noi siamo tutti in grave pericolo. Come vede il futuro dell'Europa, ma anche del nostro pianeta, del nostro paese? In questo momento l'Europa è nella sua crisi più grave da quando è cominciata, da quando è cominciata la ipotesi europea. Quindi l'Europa deve fare i suoi calcoli. Un'Europa spaccata e contrapposta alla Russia non può esistere. Non può esistere come Europa democratica. È un'Europa che va in guerra a fianco degli Stati Uniti. In Europa ci sono forze diverse, molte delle quali non sono d'accordo con questa deriva, diciamo, di soggezione americana. Mi auguro, posso solo dire questo, mi auguro che vinca questa ipotesi di una Europa capace di collaborare con la Russia, di non mettersi in condizioni di conflitto e di utilizzare l'immenso patrimonio di risorse che il nostro vicino Russia costituisce. Quindi la Russia è un nostro alleato strategico, questa dovrebbe essere la soluzione. L'Italia in questo contesto ha tutto da perdere se non appoggerà questa linea. Io vedo in questo momento apparire segni di ripensamento da parte sia della Germania che della Francia. Bisognerebbe che l'Italia si associasse a questo ripensamento. Bisogna ristabilire il dialogo con la Russia il più presto possibile. Sarà un grande risultato di pace. Naturalmente c'è il problema dell'Ucraina, paese oggi come oggi nazista, che sta entrando, grazie agli americani, nella NATO e che sta, nell'ipotesi di qualcuno, addirittura entrando in Europa, ma noi non possiamo accettare questo paese, in Europa in queste condizioni, né noi possiamo pensare che l'Europa possa risolvere i problemi di un paese di 45 milioni di abitanti in completa bancarotta. Questo è il fatto fondamentale. Quindi
bisogna essere realisti. Io non dico abbandoniamo l'Ucraina, dico semplicemente che l'Ucraina deve rimanere un paese neutrale, deve farsi aiutare dalla Russia e dall'Europa, in primo luogo, e deve diventare un paese democratico, così com'è un paese che non serve a nessuno, neanche a se stesso. Ecco, per concludere, il suo libro fa qualche riferimento anche all'Italia, l'Italia di oggi? Come no, il libro è scritto per noi, nel senso che ci sono dei compiti, noi abbiamo dei compiti. Uno di questi è riconquistare la nostra sovranità nazionale. E la nostra sovranità nazionale, in una sola parola, si riconquista se noi usciamo dalla NATO. Noi dobbiamo diventare un paese neutrale, saremo più ricchi, più sicuri sicuramente e anche più giusti, perché così com'è siamo molto poco giusti, innanzitutto verso noi stessi. Troppa gente vive male in questo paese. Noi dobbiamo diventare sovrani e poi ridiventare democratici. Ringrazio Giulietto Chiesa, buon lavoro. Buon lavoro a voi, altrettanto. Riprendiamo da studio, ringrazio Giulietto Chiesa per queste informazioni. Dunque, il nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi termina qui. Grazie per averci seguito. Da Massimo Bonella, l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. A presto.